Qui abbiamo l'avvocato Giuseppe Bosco. Ci sembra Buongiorno. Che il comitato sta andando alla grande, perché ormai, voglio dire, siete imperate sul web, firme, sempre troppo manifestazioni, poco. Sempre sulla troppo, stampa. Sempre troppo poco rispetto all'importanza della questione. Che purtroppo viene rilanciata quotidianamente da quello che succede nella Romea, nella statale Romea, purtroppo. E quindi per fortuna c'è questa iniziativa che aiuta, come dire, a dare un minimo di speranza a questa città. La messa in sicurezza della Romea, il completamento dell'Arzeroni con una parziale variante verso la Monselice Mare, la ferrovia verso Piove di Sacco, Padova, Venezia, sono obiettivi, non voglio dire che siano alla portata di mano, ma sono obiettivi possibili, dobbiamo crederci per la prima volta dopo decenni. Ecco, il cittadino medio magari a volte, sai, ha qualche dubbio che con la raccolta di firme si possa fare, invece insomma, ci no. permettiamo di dire che sono atti, invece, perché questo qua non è solo una semplice raccolta di firme così, è fatta in un certo modo. Questa iniziativa ha tutte le caratteristiche per essere tenuta in considerazione, è stata tenuta in considerazione all'unanimità dal Consiglio Comunale di Chioggia, verrà tenuta in considerazione dal Consiglio Regionale del Veneto, depositeremo la proposta nelle prossime settimane, il sindaco e il comitato, e la stessa petizione accompagnerà la proposta e lo stesso ministro Delrio verrà messo, come dire, partecipe di questa iniziativa. Quindi credo che dobbiamo firmare, andiamo nei luoghi dove vengono raccolte queste firme, al mercato, al giovedì durante il mese di settembre fino ai primi di ottobre, però poi anche in tanti alberghi, in tanti campeggi, in tanti negozi, in tanti studi professionali. Di questo dobbiamo ringraziare la città, che comincia a capire che è una cosa che vale la pena di fare, ecco, non voglio vendere troppe cose. Grazie avvocato, grazie. Grazie, ciao.